Salve a tutti e buon lunedì! Grazie per essere qui con me. Oggi vediamo insieme le nuove anticipazioni di Love is in the Air delle puntate che andranno in onda dal 25 al 30 ottobre. E dunque iniziamo! Alla Artlife si festeggia. Un nuovo e grande progetto è stato assegnato al team di Serkan ed Eda. Tutti ne sono felicissimi ed euforici, anche perché stanno per conoscere il loro nuovo e potente cliente, un uomo che inoltre pare essere molto entusiasta e fiducioso di lavorare con loro. Ferit intanto ha ricevuto una telefonata allarmante. Geran non si è presentata alla sua prima seduta psichiatrica. Il ragazzo ne parla direttamente con lei, la quale inizialmente mente e poi dice la verità. Tra i due si accende una piccola discussione. Eda ha notato un comportamento strano in Serkan. Sembra essere cambiato, dice cose un po' particolari, parla d'amore e la punzecchia. È come se sapesse che lei e Deniz stiano fingendo di stare insieme. Cosa che le pare impossibile. Effettivamente, Eda non sa che Geran ha rivelato il suo segreto a Serkan. Nel frattempo, Engin ha organizzato il piano per far crollare Eda e Deniz. Tutti insieme, con la scusa di celebrare il nuovo progetto, si recheranno in una sorta di palestra dove tra meditazione guidata e vari giochi di coppia dovranno sciogliersi e rivelare le loro verità. Una volta lì, Eda e Deniz si rendono conto di essere alle strette, proprio perché il loro segreto può venir fuori. Serkan ed Engin li guardano divertiti. Mentre tutto questo accade, Ayfer e Aidan credono di essere finite seriamente nei guai. Qualcuno infatti le sta minacciando, dicendogli che sa che hanno tolto di mezzo Alexander. Le due donne però non sanno che tutto questo non è altro che uno scherzetto architettato proprio dallo chef. Il piano di Engin va totalmente a monte, perché Eda e Deniz, aiutati da Melo, riescono a scamparsela e a dimostrare, in un certo senso, di essere una vera coppia. Ciò ovviamente fa andare Serkan su tutte le furie. Nel frattempo, Aidan e Ayfer continuano a ricevere minacce e ricatti. Questa volta viene chiesta loro una grossa somma di denaro. Insomma, lo chef Alex ci va veramente giù pesante. Geran continua ad avere problemi, non ha nessuna intenzione di recarsi dallo psichiatra e quindi di ascoltare Ferit e ne combina un'altra delle sue. L'avvocatessa si reca da Deniz e gli svela che ha detto a Serkan che il suo fidanzamento con Eda è tutta una farsa. Deniz va su tutte le furie. Alla Artlife, Eda dà a Serkan la busta gialla, nella quale ci sono le foto che ritraggono il bacio tra Deniz e Selin. Lui però non la apre, ma la mette da parte. A prendere la busta è proprio Selin, che, dopo averla aperta e dopo aver visto il contenuto, corre allarmata dal suo complice. Intanto la giornata scorre e Serkan ed Eda si incontrano nella palestra dove si sfidano a colpi di box. Tra i due si nota tantissimo l'attrazione e l'amore che li lega, ma Eda conferma al Bolat di amare davvero Deniz. Tutto sembra così strano. Il giorno seguente Melo ed Erdem vedono Engin con l'insegnante di meditazione, la stessa della palestra in cui sono andati il giorno prima, insieme al ristorante e pensano a chissà cosa. Poco dopo arriva un SMS anonimo a Piril con scritto che suo marito la sta tradendo. La giovane rossa crolla letteralmente, ma grazie a Melo inizia a pensare che quel messaggio non era per lei. In seguito Ferit confida a Serkan che Geran ha problemi psicologici, specificando che a volte non sa distinguere il vero dal falso e che in più ha smesso di curarsi. Serkan inizia a pensare quindi che Geran si sia sbagliata
E che quindi non è vero che la storia di Eda e Deniz è falsa. Il nuovo cliente della Artlife organizza un grande evento durante il quale c'è una sfilata di moda. E la bella Eda viene invitata a sfilare tra le modelle facendosi accompagnare da Deniz. Grazie a Melo però le cose cambiano, perché alla fine è proprio Serkan a sfilare accanto ad Eda, anche se lui è abbastanza riluttante nel farlo. Fatto sta che al termine del défilé i due si stringono in un abbraccio, perché la Ildiz era molto ansiosa. Subito dopo la sfilata, il nuovo cliente invita tutti a pranzo a bordo del suo yacht. Durante il pomeriggio sulla barca, però, accadono varie cose. In primis, Serkan scopre che Eda sta per sposare Deniz per davvero, perché è stata registrata la data delle loro nozze. E poi Eda ha un incidente e cade in mare. A salvarla ci pensa un uomo molto gentile e abbastanza strano. Quanto accade alla Ildiz dimostra però quanto Serkan sia innamorato di lei, e questo a Selin non va di certo giù. A proposito di Selin, la ragazza riceve un messaggio con le foto del suo bacio con Deniz e con tanto di minacce. Se non lascerà Serkan per lei, le cose si metteranno male. Deniz le consiglia di non aver paura e di continuare a combattere per il Bolat. Tornata a casa, Eda si sfoga con Melo e Ayfer e dice loro di aver scelto di sposare Deniz per davvero. Perché, per riprendersi Serkan, è veramente disposto a tutto. Intanto, però, proprio Serkan si confessa con Engin, al quale svela di essere stanco e di aver deciso di arrendersi. Ha capito che ormai con Eda è tutto terminato, visto che sposerà davvero il suo fidanzato. Nel frattempo, Aidan e Ayfer consegnano i soldi all'amico dello chef Alexander, pensando di star pagando una sorta di riscatto. Neppure il tempo di tirare un sospiro di sollievo che scoprono che Alex è vivo e che continua a burlarsi di loro. Deniz è felice come una Pasqua perché sta per raggiungere il suo obiettivo, sposare Eda davvero. Lei ha scelto di farlo perché crede di risvegliare Serkan, ma in realtà non è tanto convinta di ciò e ci sta male. Come ci sta male Serkan stesso, che non riesce a credere a quello che sta per accadere. La donna che un tempo era sua non lo è più e forse sarà così per sempre. Il Bolat sembra distrutto e scoraggiato. Engin gli suggerisce di parlarne direttamente con Eda, ma lui non sembra volerlo fare. I due però continuano a stuzzicarsi, a punzecchiarsi, ma purtroppo non accade niente di particolare. È sempre però più palese che si amano molto, ma gli ostacoli che li separano sono tanti. Ed uno di questi è Selin. Eda fa pace con Geran e poi si sfoga con lei e Melo. Non è convinta di sposare Deniz. Desidera che Serkan recuperi la memoria e che finalmente questa grossa farsa crolli. Le sue amiche cercano di darle una mano e Melo, in un certo senso, riesce a far ricordare qualcosa a Serkan. All'architetto, infatti, viene in mente una serata di amore e passione che in passato visse con Eda, ma purtroppo ancora nulla di che. Nel frattempo, Aidan, Ayfer e Seifi si uniscono ancora. Ora hanno un nuovo obiettivo: mandare in aria il matrimonio di Eda e Deniz. Intanto, Aidan intravede un uomo, lo stesso che ha salvato Eda quando cadde in mare. I due, pare, si conoscano molto bene.